Ultimamente ho sempre meno interesse verso il competitive e di conseguenza di tutti quei commentini su come uno gioca, che rank si meriti secondo chi è 37 rank più basso di te, io voglio solo divertirmi. E l'altro giorno mi sono ritrovato a giocare un torneo con la Nissan Skyline. È stato strano, ma nell'attesa dell'inizio del torneo, le richieste di sban. Per quale motivo un angelo del genere sarà volato dalla mia stream? Perfetto. Ma che è sta roba? Che cazzo, ho provato a vedere bel bene, perfetto. Le richieste di sban sono finite e se chi ben comincia è metà dell'opera, noi stiamo guaiata. La palla rimbalza sul Meuro e faremo questo. Avete visto? Andiamo in vantaggio dopo neanche un minuto. Un diamante che sponsorizza il tuo TikTok, ragazzi, ora vi voglio bene però. E quando dico che in stream si gioca per i meme intendo questo. Questo mi la bampa, guarda su caca cazzo. Perché mai andare dritto a chiudere il 2-0? Quando puoi completamente a caso pre-giampare e pararti il tiro? Perché? Perché sono strunz. Scommettiamo sulle doti della Fennec. 2-0, easy, non lo guardo neanche. Perché ormai noi in questa partita segniamo solo nei sogni. Da che ce l'abbiamo? Boom! Let's go! Goal! E subito dopo evitiamo di tirarne una. Vado io? Una prestazione incredibile. Ritirata! Problemi tecnici! Con un punteggio perfetto. C'ho 104 punti, raga. E direi un meritatissimo 64 più 40 spammato in chat. Tito, dove sono le bet? Devo soddisfare la mia lupo de... Prima del secondo match ci inventiamo che il Grand Champ l'abbiamo comprato. No, ma è un gioco, Spinello vinto. È un gioco! Ma è un gioco che fa le trasmissioni che non sono queste. È un gioco! Chiaro, no? No, perché Merlo ci ha chiesto su che sito. Sembra una barzelletta. C'è un napoletano, un tiktoker e un deficiente. Avremo un pacchettino da lanciare fuori la finestra. TikTok ci chiede di usare la Nissan e spammata la live al nostro team. Yo, let's go Merlo, let's go, let's lose this game. La chat come sempre è molto varia. Ciro ti dice di tirare soldi, che fai? Scappi perché sono falsi? Ma è un gioco. Tra gentleman, viva la figa, ecco qua. Promesse importanti. Tito, se leggi il messaggio mi sabbo. Caccia sword, long spike. Ovviamente mai mantenute. Sono accorto di non avere il prime. E futuri imprenditori. Tito, per te il mio nick in futuro può essere un lavoro? Ingravido suore. Iniziamo il match. Ci destreggiamo in area con drag precisissimi. Palo, sono deficiente. Ho preso il palo. Ma siccome meno fate meglio è, segniamo da un centimetro. Il tempo passa. Tra l'altro manco un minuto e 20, meno male. Quando segnano gli altri, guardo 32 secondi e siamo sotto di 7 gol. Ma hanno fatto solo un tiro. 7 gol ho detto. E se la partita va avanti senza troppe emozioni, ci pensa Merlo. Filtrante per l'avversario, tuffo di testa e pareggio 1-1. No, ha sbagliato porta, 2-0. Chiudiamo la partita con un dubbio legittimo. Una scritta in chat, il mio amico non sa volare. Abbiamo provato di tutto ma non prende il volo. Dio mio santissimo, ma su Rocket League? E sotto un cielo stellato passiamo al terzo turno. Il ragazzo prima, se mi saluti ti sabbo. Cioè se mi leggi il messaggio stai calmo innanzitutto. Io prima di questa partita vorrei solo sapere chi ha scelto i colori degli avversari. Come on guys, we got this. Ecco qua, la tirata da Sage. Dopo 6 secondi il piano è chiaro. A dormire. A dormire pure tu. E dopo 18 secondi invece abbiamo già problemi. Prendo il bus al centro, spero ci sia. Double touch. Come sempre in stream cerchiamo di dare spettacolo. E dopo l'1-0 tornando in difesa pensiamo per un attimo a panico. Questa cosa ci porta fortuna. Tanto da lanciare a caso il pallone in avanti, esploderne uno e non so come riuscire a segnare. Qua non so cosa volessi dire. Perché ho perdito i pacchetti? Why you must to... Fra Franskipi? Ma dopo aver ripetuto la preghiera di giornata, quando non sapete cosa fare, esplodete un avversario, ragazzi. In risposta ai classici fenomeni. Marco, credo sia il primo torneo in cui non ho incontrato dei bot come teammate. Quindi no, viviamo sulla stessa barca. Di merda oserei dire. Da MVP accediamo in semifinale. Sono appena tornato a 8 km di corsa, fammi divertire. Che cazzo sei? Sei tipo vai dal pagliaccio al circo con un bastone in mano. Fammi divertire! Fammi divertire! Ma che cazzo vuoi da me? Siamo in semifinale e in questa gara 1 cambiamo atteggiamento. Guarda qua! Guarda qua! Che ho fatto? Non lo so! Però dicendolo aggressivamente la gente si è detto, Dio, adesso che sta per fare? Ora però TikTok si castiga faccia in muro per poi inciampare sui pali. Il Vigolo è finito di schiantarti sui pali. Io sparo minchiate. Fingere di tirare per non tirare, capito? Merlo credo resti incantato dall'ipnorospo e siamo sotto 1-0. Quando tirano segnano, quindi meglio se non tirano a quanto pare. E siccome io vi ricordo sempre che Maggia sta zit, ma non posso fidarmi di uno che si chiama TikTok. Subiamo anche il secondo gol. Sarà una partita molto difficile in cui neanche la Skyline collaborerà. Perché non ha flickato? La macchina ha fatto questo.
oltre alle mie mani. Levati alle palle. No, no, flicca, perché paro cazzo. Ma restando concentrati e pushando l'angolo sinistro, permettiamo a Merlot di buttarla dentro. Però non basta, perché la fine del match si avvicina e siamo ancora sotto di un gol. Qua ora mi fanno un lancio. Avete visto? I cucciolini? Butta dentro. E non posso mai smettere di ricordarvi l'importanza dei passaggi in Rocket League. Pettino che ho fatto. Il pareggio ci ha dato la testa. Vado a segnare, mi sono rotto le palle, fa sta partita. Abbiamo troppa confidenza in noi stessi. Vi dedico il gol, la chiudo qua. No, non è colpa mia, ragazzi. Ma subito all'inizio del supplementare proviamo a dancare la parata della vallisciato la palla. Fortunatamente TikTok si intrufola in area come i video di merda nella mia home. E vinciamo il primo match di questa semifinale. Ormai la concentrazione è andata a farsi fottere. Buona. Buona. Ma quanto pare va bene così. Gio. Godo. Anzi, direi che va benissimo. A differenza dei miei capelli. Ma sto capillo, ma sembro un cartone animato. Rispolveriamo la fiera del cringe. Sono un pro, ragazzi, un pro volone, un prosciutto, le battute un poco trite e ritrite. Torco duro. Mentre TikTok dovrebbe rispolverare il come segnare a porta vuota. Caricalo su TikTok questo tiro. E mi sembra giusto allora dedicare anch'io il nulla assoluto. Vedete questo sto ceiling? Ma dove cazzo sono andato? Ad un certo punto però sul 2-0 vogliamo divertirci. Volete vedere che fine fa Tactical Sniper fra qualche secondo? Lo volete sapere? Prima para il tiro e poi la pincia col compagno segnando in attacco. Vabbè raga, testa a gara 3. Gara 3 che però non si giocherà, nonostante i server di Rocket League come sempre fenomenali. Beh, vado io? Primeme? No, ho preso il soffitto, no. Scusa? Perché infatti nel dubbio facciamo una squishy save. Non fatelo mai, ragazzi. E ce ne voliamo in finale. Oggi non vediamo gli RLCS? Sì. No. La finale. Siamo contro tre Smurf. Ecco qua. L'inizio non è promettente. Non ho boost, disse quello con 100 di boost. I nostri compagni ci spawnano in fronte. Tutto cazzo è uscito Merlot. Ma comunque ha rischiato uno dei miei goal più belli di sempre. Seguiamo. Era bellissimo. Non so da dove sia uscito questo discorso. Non è vero, però mi diverte fare il portiere a calcetto. Perché, boh, ti lanci su tutte le palle. No, scherzo. E ricordatevi, su Rocket League più tirate male, più possibilità avete di segnare. L'unica eccezione a quanto pare sono io. Posso segnare? Non lo so, ho le mani a carbone oggi. Fingiamo una sicurezza che in realtà non abbiamo. Ce l'ho io a porta questo, easy. Easy, mi sono cagato addosso. E ad un minuto dalla fine, che cross al bacio. Incornata di me. Ho sbagliato squadra, siamo 1-1. Dobbiamo subito rifarci al kickoff. Ce l'ho, fufum. Che cazzo è successo? Purtroppo l'intero team è distratto dalle mie sub. Oronzo lo strunz. E nonostante entrati nel supplementare rompo 6 portieri. Mannaggia miseria. Non ne approfittiamo e Merlot passa la palla in faccia agli avversari. Bravo, bravo, Merlot non fa niente. Non fa niente, cazzo. La fine è che è già uscita nel negozio. Ma io che cazzo ne so, scusa. Perché siamo una gara in svantaggio. E in chat mi danno un ottimo consiglio. Urla come negli anime che diventi forte. È arrivato il momento di cambiare canzone. A quanto pare per i miei compagni è inutile. Ma che è sto kickoff? Oh! E se gli avversari mi illudono che io possa segnare. Palo. Arrivati. Palo. Ah! Merlot non ci pensa due volte a rompere la porta. Merlot! Subiamo l'1-1 dopo 20 secondi. Non possiamo arrenderci però, a maggior ragione arrivati a questo punto. E prendendomi la squadra sulle spalle, prima crosso un buon pallone al centro. Go! Vedo gente fare cose. Vai Merlot, carico ti voglio, orco 2 Merlot! E poi riscatto un intero torneo in 5 secondi. Double touch raga, ve lo dedico. Riproviamo una tecnica che non è mai riuscita. No, non è entrato. E qui l'opera d'arte. Merlot preso dall'emozione va a cogliere il percog. E TikTok di nuovo a chiavarsi i pali. Fortunatamente il tempo è quasi scaduto. Ed MVP entriamo nell'ultima partita di questo torneo. Ora entrarci così credo sia una delle più brutte entrate nella storia di Rocket League. Con TikTok che prima offre l'ennesimo gol agli avversari. Per poi piangere chiedendo di regalarci la vittoria. Gli avversari dei Duco non siano d'accordo. Che è sta palla? Aiuto, stai calmo. E mentre la difesa s'addorma, subiamo anche il secondo gol. Dobbiamo rimboccarci le maniche. E quindi crosso subito la palla al centro saltando tre avversari per accorciare le distanze. Si può fare. Merlot! Se forse smettono di bamparmi. Merlot, c'è cagato cazzo. Quindi a 2 minuti dalla fine, Fake
l'avversario, controllo del pallone, flick a scavalcare la difesa e tiro un docesso. Manteniamo almeno la pressione offensiva. Dopo che Jaser riscema, non la butta dentro. Ed ha chiarissimo il piano di gioco. L'importante è che posso fare quello, ovvero niente. Un ragazzo in chat è profetico. Titoli asfalti, ah sì. Mancano ormai pochi secondi. Io mi fido di voi, ce la cai. E proprio quando l'idea di un supplementare si fa sempre più concreta, ci troviamo a dover proteggere il vantaggio. Io sto qui, non mi muovo, ragazzi. Siamo quasi al traguardo finale. Manca solo un'ultima cosa. Fai cadere sta palla a terra! Fai cadere sta palla a terra! Fai cadere sta palla a terra! Abbiamo vinto il nostro primo torneo di questa Season 3. Per finire, apriamo come di consuetudine i pacchettini. Era viola, ci ho sperato. E ricordandovi di seguirmi anche su Twitch ed Instagram, noi ci vediamo al prossimo video.